Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi risponderemo ad una delle richieste più frequenti per gli utilizzatori di Studio One 4, quella di poter trasformare la chord track in traccia MIDI, quindi poter riavere la traccia MIDI modificata dagli accordi in modalità MIDI standard e quindi riassegnarla eventualmente ad un altro sintetizzatore o strumento virtuale. Oggi in particolar modo ho intenzione di modificare una cassa synth, quindi far sì che la cassa synth, in questo caso come vediamo qui sotto, tutta sulla nota Do, far sì che la cassa segua appunto gli accordi che si trovano nella nostra chord track in alto. Assegniamo la nostra cassa synth ad un sintetizzatore. In questo caso ho scelto Raw Kick di Rob Pepin, che contiene al suo interno diversi tipi di casse sintetiche già pronte per poter essere suonate in modalità melodica. Ascoltiamo tutte le note di Do. Allarghiamola. Vedremo come, appena inseriremo la modalità segui accordi in modalità parallela, le nostre note vengono modificate e infatti all'interno vediamo come seguano il pitch che fa riferimento appunto alla chord track. Ascoltiamola ora. Vedremo che adesso cambia. Sale di pitch e scende. Desideriamo ora trasformare la nostra traccia in una traccia MIDI, perché nel momento in cui togliessimo il riferimento alla chord track, le note torneranno nel loro pitch originale. Per fare questo, selezioniamo la traccia, la mergiamo con il pulsante W e attraverso il Musical Function clicchiamo su Freeze Pitch. In questo momento i pitch delle note vengono frizzati, quindi vengono fermati all'interno della traccia MIDI. Possiamo ora togliere il Follow Chords e la nostra traccia avrà immediatamente la possibilità di seguire il nostro evento MIDI. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto anche un account Patreon, trovate il link in descrizione per poter supportare questo canale di divulgazione gratuita e dove troverete lezioni esclusive per gli utenti Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!